Tutti a bordo! Pato, Ellie, che cosa fate? State partendo? Oh no, vi preparate per un viaggio! Posso venire con voi? Sì? Bene! Ma dove andiamo? Oh, ciao, Pocoyo! Ma tu non vieni con noi? Sì! Tutti a bordo! Oh, Pocoyo è il capotreno! Tutti a bordo! Ma dove stiamo andando? Preparate i biglietti! Biglietti, prego! Ah, il controllore! Questo controllore è molto scrupoloso. Meno male che abbiamo i biglietti. Oh no, Pato, non trovi il tuo? No biglietto, no viaggio! Ehi, ehi! Eccolo lì! Bene, ora possiamo proseguire con il nostro viaggio. Ma se Pocoyo è qui con noi, chi sta guidando il treno? È ora della merenda! Sapete tutti cosa volete? Ma ancora non mi avete detto dove stiamo andando? Spettacolo musicale! Questo treno offre proprio di tutto! Cos'è? Un altro treno. E guida Fred! Caspita, il treno di Fred è velocissimo! E stiamo andando molto veloce anche noi! Fred! Che cosa succede, Pocoyo? C'è il tunnel! Oh, è un tunnel! Cosa è successo?
Pinocchio, guarda avanti! È tornato tutto alla normalità. Ciao, ciao, Fred! Ta-da! Ultima fermata! Siamo arrivati? Ottimo! Così finalmente vedo... un momento, ma non mi avete ancora detto dove siamo arrivati? Qualcuno può dirmi cosa sta succedendo? Oh, adesso ho capito! Tutti a bordo! Fantastico! L'importante è viaggiare con gli amici. Prossima fermata, avventura! A presto! Il frullatore matto. Ehi là, buongiorno Pocoyo! Che cosa c'è? Oh, una macchina! All'aria di una macchina strana è molto complicata, vero? Ma che cosa si fa con questa macchina, Pocoyo? Una trombetta e una radio. Frulla? Oh, allora questa macchina è un frullatore. E questo? Una trombetta che suona tutti i tipi di musica. E voi che ne dite? Vi piace il nuovo giocattolo di Pocoyo? Sì, ci piace tanto! Anche a me! Ed è una trombetta che possono suonare tutti. Provaci anche tu, Bruco, su! Incredibile! Ma come si chiama? Una tradio? Una ramba? Beh, devo proprio dire che questa macchina è davvero un oggetto incredibile. Ciao, Ellie! Ah, ho capito! Aspetti una telefonata! Ah, ed è anche molto importante! Pocoyo? Che stai facendo? Pocoyo, non sono certo che tu stia facendo la cosa giusta. Oh no, un treno. E la pista. Ehi, guardate, un trenofono. Attenzione, c'è qualcuno in linea! Ellie, temo che tu abbia perso quella telefonata che aspettavi. Svelta, Ellie, rispondi! Pocoyo, non credo che Ellie sia molto contenta. Pocoyo, quello è l'osso di Lula. E una molla. Oh no, 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 non me lo dire, ti prego. Ehi, guardate, un osso che rimbalza. È davvero incredibile, ma non per Lula, ahimè. Pocoyo, forse è meglio non giocare più a questo gioco. Un cappello. Una torta. E delle candele. A
Ancora! Voi che ne dite? Secondo voi Pocoyo dovrebbe rimettere a posto le cose dei suoi amici? Sì! Oh, povero Pocoyo, forse i tuoi amici si sono arrabbiati perché hai preso le loro cose senza permesso. Io però penso che la tua macchina sia davvero geniale e non sono l'unico a pensarlo. Senti, ho un'idea. Perché non inviti i tuoi amici a una festa del frullatore matto? Tu però non usare le loro cose, capito? No. Secondo voi, Pocoyo dovrebbe fare una festa con i suoi amici? Sì! Fa la festa! Evviva! E festa sia! Ciao a tutti e benvenuti alla festa del frullatore matto! Con torte volanti! Con treni che fanno palloncini! Enormi alberi altoparlanti e la strabiliante macchina per le bolle di gelato. Delizioso! Pocoyo, perdonato! Che super festa e che sollievo! Evviva Pocoyo! Ciao! Alla prossima! Il monopattino. Ciao Pocoyo. Ciao. Ciao Pato. Ehi, questo cos'è? Monopattino. Monopattino. E di chi sarà questo bel monopattino rosa? Di Ellie. E poi cosa ci farà qui? Forse lei se l'ha dimenticato, che ne dici? Pensi che bisognerebbe riportarglielo? Sì! Riportiamolo, Ellie! Riportiamoglielo! Oh oh! Pato, sei un vero mago del monopattino, lo sai? Ecco a voi, Pato, che vi lascerà senza fiato con un numero speciale sul monopattino! Fantastico! Questo significa saper fare acrobazie sul monopattino, Pato! Wow! Bello il tuo bruco monopattino, Ronfottino! Pato pensa che dovresti star lì a scattare foto, Ronfottino, almeno finché non sarai un po' cresciuto. Oh cielo, qui non si scherza affatto! Ehi! Guardatelo!
Oh no, Ellie si arrabbierà moltissimo quando lo troverà rotto. Ma Pato, il monopattino è di Ellie! Pato si sta divertendo troppo e non se lo ricorda. Oh, santo cielo, no! Pato, no! Era il monopattino di Ellie! Ricordi, Pato? Ellie! Oh, e adesso cosa facciamo? Pensi davvero che a Ellie piaccia la tua scultura tanto quanto il suo monopattino? Qualcuno può dire a Pocoyo chi arriva? Ellie, arriva Ellie! Pato, ma quello sei tu? Ciao, Ellie! No, non salire sul monopattino! Aspetta, aspetta! Oh, Ellie! Troppo tardi! Vedi, Ellie, il tuo monopattino è rotto. Non lo riparate, non occorre. Hanno fatto del loro meglio. Sul serio, non dovresti... Li abbracci. Quindi non sei arrabbiata perché ti hanno rotto il monopattino? Ma che sta succedendo? Ecco! Qualcuno di voi sa dire a Pocoyo con cosa Ellie sta giocando? Un nuovo monopattino! Ellie ne ha uno nuovo! Giusto! Ed è davvero un monopattino molto bello! Meno male! Ci siamo preoccupati tanto senza motivo! Evviva Pocoyo! Bisogna sempre dire la verità! Ciao ciao! Alla prossima! Insert coin. A quanto pare ti stai rilassando bevendo il tè, Ellie. Chi è la tua amica? Ah, Daisy. Piacere di conoscerti, Daisy. Oh, ciao, marziano furioso. Sei venuto a prendere il tè con Ellie e Daisy? Ellie ha proprio ragione, Pocoyo. Il marziano furioso ha appena rapito Daisy. Caspita, Pocoyo! Hai perso! (Susurra)
Sì, questa coppa è davvero bella, ma non dimenticare la tua missione. Saltare dall'altra parte? Pocoyo, guarda! Un aiuto! Molto bene! Hai superato il livello! Pocoyo, una chiave! Magari se tu riuscissi a far addormentare Ronfotto... Pocoyo, questa ninna nanna è orribile. Secondo me, dovresti chiedere aiuto. La tua grande occasione! Stai attento! Questo livello sembra difficile! Restituiscimi Daisy! Pocoyo, ricorda che ti resta ancora un aiuto. Ragazzi, Marziano Furioso, la prossima volta che vuoi una cosa, basta che la chiedi gentilmente e ti sarà data. Scusi, dov'è il mare? Ciao, Ellie. Vai in spiaggia? Passare una giornata tranquilla, sola, soletta. Molto rilassante. Guarda, più avanti c'è Pato. Ellie, credo che Pato voglia venire con te. Che dici, Pato? Non ti dispiacerebbe guidare? Molto gentile da parte tua. Tu cosa ne dici, Ellie?
Calma, Pato. Ellie oggi voleva trascorrere una giornata tranquilla. Ah, sì, molto meglio. Altri amici, Ellie? Beh, uno in più non può guastare, vero Ellie? E si parte tutti insieme! Succede, Nina? Oh, certo! Pato, sarà meglio che ti fermi! Anche tu, Pocoyo! Oh, bene, quello che ci voleva. Da che parte è la spiaggia? Di là. Molto bene, Ellie. Forse lui saprà dirci da che parte andare. Ma siamo tornati dove eravamo prima! Oh no! Un'altra volta! Cominci il divertimento sotto il sole! Belli, non c'è niente di meglio che condividere questa magnifica spiaggia con i tuoi amici, vero? Anche
Anche se non è stato semplice arrivare a destinazione. Ciao a tutti! La casa multicolore. Ciao Ellie! Che cosa fai? Stai dipingendo? Capisco, stai pitturando la casa di rosa. Proprio un bel colore. Sì, certo, molto bello. Già, volevo dire, il colore più bello di tutti i colori del mondo. Ciao, Pocoyo. Ciao, Pato. Ciao. A Ellie manca ancora molto lavoro per finire di pitturare. Forse le servirebbe un po' d'aiuto. Pitturare! Ho come la sensazione che le piacerebbe molto essere aiutata. Pitturare! Ellie, hai fatto una casa molto rosa, ma Ellie... Che cosa succede? Pitturare! Ecco fatto, un bel secchio di pittura rosa. Pato, sembra che a Ellie non piaccia proprio questo colore. Ellie insiste, vuole che pitturi la casa di rosa. No, azzurro! Ellie, Pato ha fatto un tuo ritratto sul muro. Forse non è poi così male usare altri colori. Il tetto rosa, Ellie. Accipicchia, Pocoyo! Oh no, Pato! Ragazzi, forse dovreste... Calma, ragazzi. Un momento. Se non vi calmate, non risolverete mai il problema. Che disastro.
Buona idea, Ellie! Potete dipingere un pezzo a testa! Ah, così è perfetto! Alla prossima! Guarda, ci sono Pocoyo e Ellie. Stanno facendo un giro. Ciao, Pocoyo. Ciao, Ellie. Non c'è nulla di meglio di un bel giro rilassante in una bella giornata per farti sentire al massimo e stare con gli amici. No! La passeggiata rilassante di Ellie e Pocoyo è diventata una gara! C'è Pato! Ma dove va? Ah, eccolo! Certo! Pato vuole che Ellie e Pocoyo facciano una vera gara! Che forte! Forza a tutti qui a vedere! Ellie e Pocoyo faranno a gara per vedere chi è il più veloce. Pato scalpita per cominciare. Allora, che cosa dirai per far partire la gara, Pato? Certo, dirai... Pronti? Partenza? E cosa viene dopo, Pato? Oh no, Pato non si ricorda cosa dire dopo. Qualcuno può aiutare Pato a far partire la gara? Diciamolo insieme. Pronti? Partenza? Via! Partiti! Perfetto! Che brivido! Pocoyo e Ellie sono gomito a gomito! E temo che abbiano svegliato Ronfotto! Ma guarda, sembra che anche Ronfotto voglia unirsi alla gara. Sembra che non riesca a correre molto. Adesso Ellie prende il comando. Oh no, che sfortuna! Ellie è finita nella sabbia. Ecco che sfreccia Pocoyo, lasciando la povera Ellie nei pasticci. Volevo dire, nella sabbia. Ma un momento, Ellie ha un'idea, cosa farà? Si sta tirando fuori! Coraggio, coraggio, Ellie, tira! Ce l'ha fatta! Ed ecco che riparte! Grande scatto di Pocoyo! Un bel distacco! Una bella sudata, vero? Oh no! Non è possibile! E ora che cosa fa Pocoyo? Gelato! Mangi un gelato nel bel mezzo della gara! Allora sei proprio tranquillo se mangi un gelato. Oh, Ellie! Forse è meglio rimettersi in marcia se vuoi vincere, Pocoyo. Ripartito! Guardate, Pocoyo, e... Ma c'è anche Ronfotto! Pocoyo e Ellie sono di nuovo gomito a gomito! Che gara! Oh no! Cosa è successo?
che la macchina e lo scooter siano distrutti e vicini al traguardo. E ora come faranno Pocoyo e Ellie a finire la gara senza macchina e senza scooter? Sapete? Mi chiedevo come farete ora a finire la gara. Pensaci, pensaci, Pocoyo. Hai un pezzo che ancora funziona. Anche tu, Ellie, hai un altro pezzo. C'è un modo per fare una nuova macchina, Pocoyo? Qualcuno può aiutare Pocoyo e Ellie a costruire una nuova macchina? Insieme! Metteteli insieme! Esatto! Se mettete insieme i vostri pezzi, potete finire la gara in grande stile! Guardate! Pocoyo e Ellie hanno fatto un autoscooter! Perfetto! Avete vinto tutti e due! Insieme! Beh, sembra però che il vero vincitore sia Ronfotto! Forse è solo la dimostrazione che non importa chi arriva primo al traguardo. Il vero divertimento è come ci si arriva e con chi. Evviva Pocoyo! Ciao ciao, alla prossima! Scarpette col trucco. Buongiorno Pocoyo. Ciao! Buongiorno Ellie. E buongiorno Pato. Oh sì, certo, farete una gara. Bella sfida! Ops! Ok, tutti pronti? Conterò fino al 3 e poi diremo insieme via. D'accordo? Pronti? 1, 2, 3... Via! Vince Pocoyo! Pato è pronto ad andare alla pedana del salto in lungo. Bel salto, Pocoyo! Un salto davvero atleta, Pato! E adesso vediamo chi sarà il vincitore. Vediamo, sì, vediamo! Sì. È andata male, Pato! Vince Ellie! Oh no! Il nostro Pato non sopporta assolutamente di perdere! E queste cosa sono? Hanno tutta l'aria di essere delle graziose scarpette da corsa! Perché non provi a indossarle, Pato? Belle! Oh cielo! Oh no, Pato! Ma guarda, quelle scarpette si muovono da sole! Adesso sì che potrai battere qualunque avversario, Pato! Wow!
Pato non vede l'ora di sapere se avete voglia di fare una gara di corsa con lui. Perfetto, ragazzi, di nuovo tutti in pista. Pronti? Partenza! Via! Vince Pato! Certo, Pato, lo sappiamo. Sei stato il migliore. Sì, certo. Direi che possiamo già dichiarare il vincitore. È Pato! Ora però sono certo che non vorranno più gareggiare con te, Pato. Ellie ha notato che hai delle scarpette speciali. E adesso non riesci più a toglierti dai piedi quelle scarpette. Si fermano più! Ma che fate? Bravissimi, Ronfottino e Bruco! Le avete tolte! Penso che oggi tu abbia imparato una lezione importante, Pato. Quando si fa una gara, bisogna essere leali. Giochiamo! Ottima idea, Pocoyo. Cosa ne dite? Pato dovrebbe tenere le sue scarpette? No! Buttale via! Bravissimo! Evviva Pato! Evviva il gioco leale! Ciao ciao, alla prossima! Addio amici! Ehi, ciao Pato! Come va da quelle parti? Stai mettendo via tutte le tue cose? Sei in partenza? Ma come? Non starai mica partendo sul serio, su. Ma allora è proprio vero. È un addio. Vuoi dire addio a Ronfotto? Thank you.
Patu, sei sicuro che devi proprio andartene via? Caspita, è un aereo! Sta partendo davvero! Ma Patu, non puoi andartene così! Ti prego, non farlo! Forse se glielo chiediamo tutti insieme cambia idea. Pronti? Ti prego, non andare! Non andare via! Dai, resta! Oh, non serve a un granché, temo. Niente da fare, bambini. È giunto il momento di dire addio al nostro Patu. Forza, diciamo addio a Patu tutti insieme, ok? Addio, Patu! Credo che Pocoyo ed Ellie ne abbiano avuto abbastanza di questo addio, Patu. Che tristezza infinita, bambini. Addio, Patu. Scherzetto, Patu? Facciamo una bella festa di bentornato! Pocoyo, che stai facendo? Tocca a me! Tocca a te, ma certo! È stato tutto un gioco! Ognuno di voi dice addio a turno e poi torna di nuovo a casa! Fantastico! Che ne dite voi? Secondo voi, tocca a Pocoyo ora fare il gioco dell'addio? Sì, ora è il turno di Pocoyo! Addio, Pocoyo, ci mancherai! Intanto è tutto finito. Evviva le partenze e gli addii! Evviva i gioiosi ritorni a casa! Ciao ciao, alla prossima! Ellie sul ghiaccio. Ciao, Pocoyo! Ciao! Ops! Oh, cielo, attento! Lì sopra si scivola, davvero! Potete dire a Pocoyo come si chiama quella cosa ghiacciata su cui si scivola? Ghiaccio! Già, è il ghiaccio! Patu sta pattinando sul ghiaccio. Perché non ci provi anche tu, Pocoyo? Bravissimo! Un pattinatore nato! I due campioni di pattinaggio mostrano di essere in ottima forma oggi! Uno stile davvero senza pari! Un sollevamento e... una trottola elicottero magistralmente eseguita da Patu, che plana sul ghiaccio in perfetto equilibrio. I due pattinatori danno prova di padroneggiare perfettamente lo stile e le figure. Wow, esecuzione perfetta! Stiamo ammirando due atleti al massimo della loro forma, ma dovremo attendere il responso dei giudici di gara. Il ragnetto gli dà un 10. Un bel 10 anche da Ronfottino. E il bruco... ma... 1? Ah, 10! Il massimo del punteggio per questi superbi pattinatori! Ed ecco qualcuno che tutti aspettavano di vedere, Ellie, una delle ballerine più eleganti del momento. Atletica, femminile, elefantesca, di certo una combinazione vincente. Ed eccola! Fantastica! Una coreografia? Oh no, Ellie! È tutto a posto? Ah,
Ecco che Pocoyo e Pato accorrono ad aiutare Ellie a rimettersi in piedi. Ah, salve Fred. Che dici? Che hai deciso che danzerai con un partner? E chi hai scelto? Una sega. Ma quale diavoleria avrai in mente adesso? Una balena. Beh, in genere non si vedono delle balene partecipare a gare di pattinaggio sul ghiaccio. Situazione alquanto insolita. Elevazione davvero notevole. E ora la presa! Sarà un vero spettacolo! Oh! Magnifico! Ma vediamo che ne pensano i giudici. Un 10 dal ragnetto! Ronfottino è ancora al lavoro. La pressione su questi giudici è senza dubbio notevole. Tu cosa mi dici, Bruco? Un 10 dal Bruco! A questo punto dipende tutto da Ronfottino. Sembra abbia deciso. Ecco il suo voto! Una margherita con un cappello in testa e al volante di un'auto. Ma ecco di nuovo Ellie. Forse ha bisogno di un piccolo incoraggiamento per riprendere fiducia e tornare in pista. Bambini, mi aiutate a convincerla a ritentare l'impresa? Riprovaci! Ce la puoi fare! Ah, ecco che riparte! Molto bene! E... formidabile! Oh no! Oh, Pato è di nuovo spiaccicato sul pavimento! Ma eccolo di nuovo in piedi! Un papero davvero coraggioso! Ora però è Ellie che non vuole più pattinare. Sono certo che potrebbe diventare molto brava se un pattinatore esperto in gamba le desse una mano. Potreste dire a Pocoyo e a Pato chi può aiutare Ellie? Pocoyo e Pato! Sì, è un'ottima idea! Aiutatela! Che succede? Ah, sembra che Pocoyo e Pato stiano insegnando a Ellie a pattinare. Perfetto! Credo proprio che tu stia imparando a pattinare alla grande, Ellie! Molto brava! Evviva Pocoyo! Evviva Pato! E Ellie? Ma dov'è andata? Guardate qui! Uno spettacolo eccezionale, di quelli che si vedono una volta nella vita! Ellie aveva solo bisogno di un piccolo aiuto per cominciare. Formidabile! L'elefantina rosa si è esibita in un numero senza precedenti. Ma sentiamo i giudici ed è... 3-10, il massimo del punteggio! E 10 anche dai compagni di gara! Wow! Evviva Ellie! Evviva per gli amici che si aiutano! Ciao ciao, alla prossima! Lo scivolo, che paura! Non c'è nulla di meglio di una bella giornata di relax. Correte! Correte! Qualcuno di voi può dire a Ellie e a Pato che cosa devono fare? Seguitelo! Andate con Pocoyo! Correte di qua! Un'altalena! Che bello! Wow! E seggiolini per dondolarsi! E una giostrina! Oh, qui sì che ci divertiamo!
niente, caspita! Sei molto gentile, Pocoyo, a lasciar passare Ronfottino prima di te. Va bene, Ronfottino, sì? Sì, ti vediamo. Stiamo guardando. Coraggio, vai! Qualcuno di voi ci può dire a chi tocca adesso andare sullo scivolo? A Pocoyo! Tocca a Pocoyo! Giusto, tocca proprio a Pocoyo! Pocoyo? Pocoyo! Dove stai andando? Sei proprio sicuro che ti stai divertendo, Pocoyo? Sei sicuro che non vuoi provare lo scivolo? No! Neanche un pochino? No! Hai paura di quello scivolo, Pocoyo? No! Così si fa! Oh no! Pocoyo! Che dici, Ellie? Stai dicendo che hai un po' paura di andare sullo scivolo? Se solo ci fosse qualcuno che potesse andare sullo scivolo con lei. Ma chi? Qualcuno di voi pensa che Pocoyo possa aiutare Ellie a prendere coraggio scivolando insieme a lei? Sì, può farlo! Può aiutare Ellie! Sì, la può aiutare! Bravissimo, Pocoyo! Ce l'hai fatta! Evviva Pocoyo! Ciao ciao, alla prossima! Ronfottino sul Vamush. Ehi, buongiorno, Ronfottino!
Oh, mamma mia, che cos'era? Ah, sì, qualcuno può dire a Ronfottino cos'era quello? Sono Pocoyo e Pato! Esatto, sono proprio Pocoyo e Pato. E pare che se la spassino alla grande e sul vamush. Che bello! Oh, ho l'impressione che Ronfottino cerchi di dirti qualcosa, Pocoyo. Ronfottino vuole che tu gli insegni a guidare il vamush, Pocoyo. Chiediamoglielo tutti insieme dicendo per favore. Pronti? Ora! Per favore, Pocoyo, ti prego, lascialo provare, insegnagli a guidare. Ok! Ah, Pocoyo ti insegnerà a guidare il vamush dopo pranzo, Ronfottino. Ronfottino sta dicendo che ha paura che tu ti dimentichi, Pocoyo. Ronfottino non vede l'ora di imparare a guidare il vamush, Pocoyo. Prima giochiamo. Ma hai detto dopo pranzo, Pocoyo. Ok. Ora, Pocoyo? Dopo. Lo so, Ronfottino, hai ragione, non è giusto. Insomma, Pocoyo te l'aveva promesso. No, Ronfottino, per favore, non è il caso che tu tocchi il vamush prima che Pocoyo ti abbia spiegato... No, Ronfottino! Non voglio guardare! No, non voglio vedere! Svegliati, Ellie! Troppo tardi. A tirar fuori da lì il Ronfottino. Ti sta dicendo di premere quel bottone rosso, Ronfottino! Ah, ben fatto! Ottimo lavoro, Pato!
state a sentire. Lo so che siete arrabbiati con Ronfottino, ma non è del tutto colpa sua. Ti ricordi, Pocoyo? Gli avevi fatto una promessa. Qualcuno di voi può ricordare a Pocoyo cosa aveva promesso a Ronfottino? Aveva promesso di insegnargli a guidare il Vamush. Sì, esatto. È vero, Pocoyo. L'hai fatto, gliel'hai promesso. Ok. Oh, adesso si ragiona. Evviva Pocoyo! Evviva le promesse che si mantengono! Ciao ciao, alla prossima! Ciao Pocoyo! Ciao! Giocattolo nuovo di zecca, vedo. Che cos'è, Pocoyo? Qualcuno riconosce il nuovo giocattolo di Pocoyo? È un aereo! È un aeroplano! Sì, esatto! Aereo! Oh, Pocoyo adora il suo nuovo aeroplanino. Sono curioso di sapere come mai. Oh, forse adesso ci mostra il perché. Anche Ellie vuole provare a far volare l'aereo. Sai farlo volare, Ellie? Proprio così. Devi caricarlo, ma cerca di non esagerare, Ellie. Oh! Aereo! No! Guardate quanto sta salendo! Oh, abbiamo perso l'aereo di Pocoyo. Come facciamo a ritrovarlo se nemmeno lo vediamo? Un telescopio! Che idea geniale, Pato! Guardando in un telescopio si vedono cose che si trovano lontano. Svelto, Pocoyo, guarda nel telescopio! Sembra proprio che l'aereo sia volato oltre l'atmosfera terrestre. Come faremo ad arrivare nello spazio per riprenderlo? Oh, naturalmente, con il Vamush! Non abbiate paura. Oh, che spasso! Ma dov'è il tuo aeroplanino, Pocoyo? Magari gli alieni lo sanno. Aeroplano? Thank you.
fatica ad arrivare lassù, Pocoyo. E tantomeno Ellie o Pato. Ti viene in mente qualcuno in grado di farlo, Pocoyo? Non lo so, forse qualcuno di molto elastico. Vedete qualcuno in grado di allungarsi fin lassù e di aiutare Pocoyo a recuperare il suo aereo? Il nostro nuovo amico alieno ce l'ha fatta! Evviva! Oh, credo che gli alieni vogliano dire qualcosa. Facciamo una festa? Sì! Splendida idea! Cercando il suo aereo, Pocoyo ha trovato anche dei nuovi amici. Che bella cosa! Ciao ciao, alla prossima! Si balla! Ciao Pocoyo! Ciao Pato! Ciao! Guarda! Ciao Ellie! Pavimento luminoso, giradischi, musica a tutto volume, luci! Fantastico! Si balla! È una discoteca! Forza, Pato! Che ritmo! Fenomenale, Pato! Facciamo tutti un bel applauso per questa spettacolare esibizione di ballo. Che ti prende, Pocoyo? Non ti piace come balla Pato? No! Pato dice che non ti piace come balla perché sei invidioso, Pocoyo. Un numero spettacolare, Pocoyo! Oh oh, Pato sta per farne un altro. Sta diventando una vera e propria gara, ragazzi! Impareggiabile, che ne dici, Pocoyo? Eccolo di nuovo in pista. E stavolta c'è anche Fred. Insieme!
Pocoyo vuole che battiamo le mani. Forza ragazzi, tutti insieme! E ora che fai? Non dirmi che stai per lanciarti in un altro ballo, pato! Oh, Pocoyo pensa di poter fare un ballo ancora più bello! La cosa sta un po' sfuggendo di mano. Ma ora è Ellie a scendere in pista. Ma certo! Ellie ha avuto un'idea. Potete benissimo ballare tutti insieme. Fantastici! Ah, è così che ci si diverte! Alziamoci tutti in piedi e scateniamoci! Forza, ragazzi! E vai col funky! Evviva Ellie! Evviva il ballo che si fa in compagnia! Ciao ciao, alla prossima! Pocoyo! Ciao Pocoyo! Ciao Pato! Cosa state leggendo? Oh, i fumetti! Questi sono dei mostri giganteschi e terribili! Mostri! E chissà che versi spaventosi fanno quei mostri malvagi! E voi, lo sapreste fare un verso spaventoso come un mostro? Forza, bambini! Facciamo tutti insieme dei versi mostruosi! Aiuto! Sono morto di paura! Ma cos'era quel rumore? Una macchinina! Forse è meglio se ti togli dalla pista, Pocoyo. Chissà dove starà andando. Credo che a Pato importi molto più dei mostri che di quella macchinina. Macchinina! Svelto, inseguila Pocoyo! Oh, caspita, è una città giocattolo! Che meraviglia! Pare che sia tutta fatta di mattoncini! Pato, devi assolutamente vederla! Impazzirai! Sembrate dei giganti voi due! E ora a che cosa state pensando? Oh, certo, Pocoyo farà il mostro scimmia e Pato il temibile mostro drago.
Aspetta un attimo, Pocoyo. Pato ha ragione stavolta. È lui il mostro drago e tu sei il mostro scimmia. D'accordo. Oh, oh, un vero mostro, Pocoyo. Questi? Delle palline. Oh no, non li ha visti. Pocoyo non vede le povere palline perché è troppo preso a fare il mostro scimmia. Oh cielo. Pocoyo e Pato stanno terrorizzando le povere palline. No, 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 Pato, aspetta, aspetta. Oh, oh, io no, no, no. Aspetta, Pato, Pato, ora basta però. Pato, Pocoyo, basta con questo gioco. La situazione sta sfuggendo di mano. Pato! Pocoyo! Oh no! Stanno facendo un tale baccano da non sentire neppure me! Bambini, gli gridiamo basta tutti insieme? È l'unico modo. Pronti? Basta giocare! Pocoyo, dentro quelle costruzioni che stai devastando, ci sono dei piccoli esseri viventi. Non li vedi perché sono nascosti? Guarda laggiù, dentro quel palazzo. Visto? Quelle povere palline sono ancora lì dentro e tremano di paura. Amici! Sono ancora terrorizzate da te, Pocoyo. Hai distrutto la loro città con il tuo gioco dei mostri giganti. Ora devi rimettere tutto a posto. Che ne pensate, bambini? Secondo voi, Pato e Pocoyo devono ricostruire la città? Direi di sì. Sì, devono farlo. Ah, adesso sì che ragioniamo. Tornate qui, palline. Non abbiate più paura. Eccovi di nuovo la vostra città. Solo che... dov'è Pato? Gli hai anche costruito un parco giochi. Guarda, che carino! Pato, il parco giochi sei tu. Ma davvero molto originale. Evviva Pocoyo e Pato! Evviva il rispetto per gli altri! Ciao, ciao! Alla prossima!